si stima che solo l'1% sopravviva fino all'età adulta. Si cibano in modo autonomo di insetti. La madre provvede alla sicurezza, ma non al cibo. Per radunare i ritardatari, la prole può restare incustodita. Nessun rettile che vive nell'acqua è in grado di scoraggiare una maestra del volo, ma questo non gli impedisce di provarci. La tenacia dell'aquila urlatrice viene premiata. Una madre ghepardo è in cerca di una preda. I cuccioli affamati dipendono dalla loro protettrice e fornitrice di cibo. E un predatore è in cerca di un pasto facile. La stupefacente velocità del ghepardo è tutto ciò che serve per uccidere la preda e nutrire i cuccioli. Chiama a raccolta la sua prole. Ma il suo compito non è ancora concluso. Dopo la dura fatica della caccia, ha inizio un compito più arduo: difendere il bottino. Le iene sono possenti e il ghepardo corre un grosso rischio nell'attaccarle. Ma lei deve proteggere i suoi cuccioli. E la preda uccisa ha una priorità minore. Malgrado un attacco dell'ultimo minuto, l'esito dello scontro è inevitabile.
iena rivendica il premio. La bellezza mozzafiato del sole che tramonta nel Serengeti è una breve pausa dalle forti emozioni della giornata. Che fai? Una mamma coccodrillo è in procinto di trasportare la sua prole in acqua. Che belli! Nati da pochi minuti, questi piccoli rettili dipendono totalmente dall'aiuto della madre. Lei ha difeso il nido per 3 mesi. Per preparare un attacco a un cucciolo, questo è il momento più pericoloso. Con un boccone prezioso, dà inizio ai molti viaggi di andata e ritorno dall'acqua, lasciando il nido indifeso. Fai un film. Una volta liberi, i piccoli devono stare alla larga dagli altri adulti. I coccodrilli più vecchi e cannibali li considerano prede facili. Difendere un nido aperto contro l'aquila urlatrice è impossibile per un coccodrillo del Nilo quando sta trasportando i piccoli in acqua. L'attacco da terra lo mette in pratica il varano. Il richiamo dei piccoli attira verso il nido sia l'amico che il nemico. Se arriva in tempo, la madre difenderà i suoi cuccioli con molta forza. Il varano dovrà essere paziente. Nel nido di una paroncella regna la paura. Una vipera soffiatrice mangia ogni uccello che nidifica sul suo cammino. Mentre il maschio della pavoncella aprirà le ali per sembrare più minaccioso distraendo il serpente, i piccoli correranno a nascondersi. Le pavoncelle hanno radunato qualche altro amico per mettere le cose in chiaro. Il serpente non è il benvenuto qui. L'assalto al nido del coccodrillo ricomincia.
L'aquila urlatrice e il varano regolano con cautela.